Le entrate e uscite di campo richiedono una certa attenzione durante le riprese, soprattutto quando spezziamo un'azione su più inquadrature. La regola è questa: se un personaggio esce a destra dell'inquadratura, nell'inquadratura successiva dovrà rientrare a sinistra. Se voglio dare l'impressione allo spettatore che il personaggio sta continuando a muoversi nella stessa direzione. Vediamo questo esempio. La ragazza esce a destra. Se la faccio rientrare a sinistra, ho la sensazione che sta andando avanti nella stessa direzione di marcia. Se invece la facessi rientrare a destra, avrei la sensazione sbagliata che sta tornando indietro. Rivediamo le due inquadrature montate. Così è giusto e così è sbagliato. Lo stesso vale se un personaggio viene contro la macchina da presa e esce a destra. Se voglio continuare il movimento in controcampo con la ragazza di schiena, allora dovrà rientrare a sinistra. Se la facessi rientrare a destra, avrei la sensazione sbagliata del suo movimento. Rivediamo le due scene montate. Così è giusto. E così è sbagliato. Ricapitolando, la regola è: se un personaggio esce da destra, nell'inquadratura successiva rientra a sinistra, e viceversa. Fate attenzione soprattutto quando riprendete le scene d'azione, composte da molte inquadrature.